Buonasera a tutti, benvenuti in questa nuova diretta, un nuovo webinar di X-Farm sul nostro canale YouTube. Come al solito, come da tradizione, vi chiedo se mi sentite bene, se è tutto a posto, così continuiamo con la nostra diretta. Questa sera di nuovo il nostro format Meet the X-Farmer, che avevamo visto l'ultima volta a dicembre, nello scorso anno, e ritorna di nuovo questo appuntamento. Questa è la serie, per chi non la conoscesse, di dirette in cui andiamo a conoscere le storie delle aziende agricole che utilizzano X-Farm. Questa sera l'argomento, o meglio, l'ospite della diretta è particolare, perché diciamo questa è una diretta che è un po' un ponte fra l'ultima che abbiamo fatto, che era Meet the X-Founders, in cui abbiamo conosciuto i fondatori di X-Farm, e appunto questa serie di Meet the X-Farmer. Come molti di voi sapranno, come abbiamo detto nella scorsa diretta, X-Farm nasce da agricoltori per gli agricoltori, e infatti questa sera parleremo della storia dell'azienda agricola Fratelli Vanotti, che è l'azienda agricola da cui è nato tutto, da cui è nata l'idea di X-Farm, l'azienda agricola in cui si testano le tecnologie X-Farm e in cui ovviamente andiamo ad utilizzarle. Quindi a questo punto direi di non perdere tempo, faccio entrare il nostro ospite, eccolo qui, Matteo Vanotti. Ciao Nicolò. Bene, questa sera ci comporteremo in un modo un po' diverso rispetto alle scorse, nel senso che vi invitiamo, se avete delle domande, a farle nel mentre, che forse è ancora più interessante rispetto ad accumularle tutte alla fine, per cui in qualsiasi momento se avete una domanda potete scriverla nella chat su YouTube, e noi mano a mano che parleremo le tratteremo e risponderemo alle vostre domande. Quindi approfittate della chat, questo è il bello della diretta, potete interagire in tempo reale con noi e, in modo da ricevere risposta e magari soddisfare anche qualche vostra curiosità. Allora, direi di andare subito a vedere quella che è un po' la storia di questa sera. Inizio, ve l'ho già anticipato, ma ve lo ripeto, questa sera appunto ci troviamo un po' con una situazione particolare, nel senso che abbiamo sì da un lato un fondatore di X-Farm che quindi insomma ha contribuito, ha messo le mani insieme a tutto il resto del team e insieme agli altri fondatori a creare quelli che sono i prodotti di X-Farm, ma abbiamo anche dall'altra parte un agricoltore, qualcuno che di fatto fa un lavoro molto concreto, ha contatto con quelle che sono le necessità, le problematiche e anche i punti di forza che si possono valorizzare in agricoltura. Quindi appunto, Matteo, ho messo giusto questa slide veloce per appunto far vedere a tutti, c'è questa dualità, appunto in X-Farm, l'abbiamo detto nella scorsa diretta, ti occupi soprattutto della parte di prodotto, quindi disegnare un po' quello che è il prodotto, testarlo e capire esattamente quali sono le funzionalità più utili per gli agricoltori, dove possiamo migliorare e mettere, diciamo, dentro un prodotto tecnologico tutta quella che è l'esperienza agricola. Ma dall'altro lato questa esperienza agricola deriva anche dall'attività di famiglia dell'azienda agricola, e quindi insomma questa è un po' la storia che andremo ad approfondire oggi. Prima di tutto, magari una cosa che molti si stanno già chiedendo, si legge subito Fratelli Vanotti, insomma. Quindi al volo parlaci un attimo anche di come questa azienda viene gestita, perché appunto non sei l'unico agricoltore che porta avanti questa azienda. Esatto, beh, intanto grazie della presentazione. Esatto, ad oggi siamo in tre fratelli che gestiamo l'azienda agricola. E diciamo che rispecchia anche un po' quello che sono i compiti nell'azienda, che sono molto, diciamo, variegati in un'azienda agricola, diciamo dalla parte operativa, alla parte amministrativa, alle parti più tecniche. Quindi ecco, diciamo che insieme ci siamo suddivisi i compiti al fine di essere più efficienti nella gestione dell'azienda. Perfetto. A questo punto, diciamo, dopo aver visto un po' il perché di Fratelli Vanotti, spieghiamo che cos'è Fratelli Vanotti, che cos'è l'azienda. Vuoi darci qualche input? Di solito, insomma, penso che molte persone si stiano chiedendo, non lo so, che cosa si coltiva, dove si trova prima di tutto l'azienda, e vi dicendo un po' le particolarità di questa azienda. Sì, allora è un'azienda agricola situata in Piemonte, nella provincia di Alessandria, su una superficie di circa 700 ettari, dove diciamo le principali colture sono i cereali,
come vedete in foto, diciamo dalla coltivazione del mais, del grano, del riso, quindi diverse coltivazioni. C'è una parte di coltivazione a piopeto, che lo vedete in foto, quindi gestione del legname, e c'è anche diciamo, una piccola parte di viticoltura. Quindi diciamo un'azienda con tante colture e che quindi richiede una certa visione, che è poi uno dei grandi motivi per cui anche è nato X-Farm. Certamente. E qui abbiamo preparato anche qualche immagine, giusto per creare un po' di contesto, su quella che è la storia, no? Come è nata questa azienda, come ci si è ritrovati, insomma, a fare così tante cose che ovviamente non sempre ci sono aziende così tanto aperte a livello di culture, a livello di anche di innovazione, vi dicendo qual è il processo che ha portato, insomma, all'azienda che oggi è Fratelli Vanotti. Sì, beh, come hai detto tu all'inizio, comunque è un'azienda agricola di derivazione familiare, qui dei miei nonni, e miei genitori, ora noi. Quindi ecco, ha fatto un percorso e adesso questo percorso sta affrontando diciamo, l'era attuale, e quindi c'è questa trasformazione verso la tecnologia che vedremo fra poco. E qui nell'immagine che hai messo se ne vedono ecco, alcuni elementi, diciamo dalla foto che vedete a sinistra, che ovviamente è una foto che tenevamo sul tavolo, diciamo con il disegno degli appezzamenti che ci serviva e ci è servita per la gestione operativa, quindi sapere le lavorazioni, le colture, per poi fare la domanda della PAC, diciamo tutto quello che è la gestione di un'azienda, ha diciamo tutto quello che è anche i mezzi che vedete in foto, comunque sono mezzi diciamo che derivano chiaramente da un percorso, e questi diciamo sono stati i primi spunti per riuscire a ideare un prodotto digitale che potesse riuscire a rendere tutti i flussi all'interno di un'azienda più efficienti. Quindi qui infatti da dove siamo partiti. Sì, sicuramente molto bello. Per chi ci segue e già utilizza X-Farm, già utilizza l'app e la web app di X-Farm, sicuramente sarà, cioè può sembrare molto intuitiva l'immagine di sinistra, no? Magari appunto siamo ormai abituati, chi utilizza l'app, a vedere una mappa con dei campi disegnati, ma diciamo che un po' di anni fa, o comunque tenerla in maniera fisica, sicuramente è una cosa molto particolare. E questo è un po' l'indizio, no? Di uno dei tanti indizi che vedremo questa serata, che hanno portato un po' alla nascita di X-Farm, perché insomma, di fatto questo è un concetto che oggi troviamo nell'applicazione, nei prodotti X-Farm, ma è nato su un tavolo, su una foto che rimane su un tavolo per evidenziare quali sono gli appezzamenti. Quindi sicuramente molto interessante. Sì, tra l'altro questo è sì. qualcosa che nelle aziende agricole si trova tuttora, ma in passato e tuttora. Fogli di mappe, i classici fogli A1, A2, delle mappe catastali, cioè sono cose che si usano ancora, e chiaramente ecco, la tecnologia probabilmente ci aiuta a farli, ora a utilizzarli in modo più semplice, però ecco, è un percorso che tante aziende hanno fatto o faranno, ecco. Bene, l'argomento diciamo principale di questa diretta, quello che vogliamo affrontare più che altro, è far vedere anche un po' dove si è arrivati, dato che insomma la tua azienda diciamo è l'opportunità di non solo di provare in anteprima le tecnologie X-Farm, ma ovviamente di utilizzarle a 360 gradi con tutta quella che è l'offerta, diciamo dalla A alla Z, dall'operativo all'agronomico, alla parte di macchinari, vi dicendo. Quindi l'obiettivo di questo webinar non è tanto spiegarvi la storia dell'azienda, come avete capito, siamo andati abbastanza veloci, quanto più farvi vedere quelli che sono i prodotti che vengono applicati e come possono essere appunto applicate le tecnologie di digital farming ad oggi in un'azienda agricola, più che altro con una visione a 360 gradi. Io partirei dal concreto, prima di passare alle applicazioni, web app, vi dicendo, partirei dai sensori. Ne hai diversi in azienda. Sicuramente quello che è più lampante, che tutti quando pensi, quasi tutti gli agricoltori quando pensano a sensore in agricoltura, pensano prima di tutto a una stazione meteo. Appunto, vuoi parlarci un attimo? Ne hai diverse sparse per l'azienda, ovviamente in base alle zone. Vuoi parlarci un attimo della stazione? Certo, allora quella che vedete raffigurata è chiaramente una stazione meteorologica. Esatto, che come hai detto tu è uno diciamo, dei sensori madre che abbiamo, che utilizziamo regolarmente, quotidianamente a questo punto, che è una stazione per i parametri agroclimatici. Quindi come vedete dalla foto va a misurare la temperatura, l'umidità,
misura la pioggia, misura la direzione e la velocità del vento, ha diverse misurazioni. E queste sono fondamentali su diversi punti, sia dalla parte operativa, diciamo, e organizzativa, ad esempio quando è tempo di semine, riuscire a identificare se in un campo vicino o magari lontano, se ha piovuto nella notte, diventa un fattore anche di ottimizzazione della logistica, quindi riuscire a avere a colpo d'occhio la situazione delle piogge notturne o diciamo delle ultime ore, così come monitorare le temperature o l'umidità durante magari i periodi più caldi è molto importante. È uno degli elementi fondamentali che i dati di questi sensori, in specifico della stazione meteo, non sono solo dati che io posso andare a visualizzare in qualsiasi momento, ma posso soprattutto essere allertato se c'è un'anomalia, e questo è il grande valore. Quindi se io noto dei picchi di temperatura o delle piogge anomale, vengo allertato immediatamente e quindi vado ad agire di conseguenza con la scelta che poi prendo a livello aziendale. Quindi questo è fondamentale nell'aiuto, nel riuscire ad agire in modo tempestivo. Ottimo. Sì, sicuramente sono un po' l'ossatura, dato che per la grande quantità di dati che raccolgono sono un po' l'ossatura dell'azienda. Inoltre aggiungo che oltre a sapere che cosa sta succedendo, anche il fatto di poter storicizzare e vedere l'anno scorso in questo periodo come andava il tempo, oppure quanto è piovuto questo mese, vi dicendo, insomma, anche il fatto di che lo contraddistingue, diciamo, un po' da il classico, che ne so, pluviometro a bicchiere che molti agricoltori hanno, no? E uno dovrebbe sempre andare a segnarsi ogni singolo giorno su un quadernetto quanto è piovuto. In questo caso, avendo tutti degli strumenti, delle sensoristiche che è connessa e che va anche a creare un registro, sicuramente abbiamo anche tutta questa parte che è interessante. Poi, insomma, qua lo vedete anche a slide, c'è scritto anche immagini dei campi e bagnatura fogliare. Questo perché le stazioni meteo possono essere equipaggiate con degli optional, con dei sensori aggiuntivi. Matteo, per quella che è la tua esperienza, quali sono, diciamo, le funzionalità più importanti che l'accessorio XCAM può effettivamente portare ad un agricoltore? Sì. Beh, allora, quello che incominciamo adesso con gli XCAM è un, diciamo, un sensore particolare, quindi una webcam che si può posizionare sul campo e ha diversi scopi. Tendenzialmente non ha uno scopo puramente agronomico, non si usa per identificare malattie o altro, ma ha uno scopo tendenzialmente di monitoraggio da remoto, quindi magari posizioni lontane o luoghi scomodi da raggiungere, ti tiene un occhio memorizzato. Quello che si vede nella foto nello specifico, tra l'altro, è un idrovora, quindi per il recupero dell'acqua, e quello è che è una cosa che può essere monitorata da remoto, e anche qua c'è un risparmio di logistica e quant'altro. E soprattutto tutte le immagini sono memorizzate, quindi posso andare anche a confrontare a fine stagione il percorso e la crescita che ha avuto la mia coltura, e così avere, ecco, una foto in tempo reale. Un aspetto anche importante sono, diciamo, tutto quello di calamità naturali. Quindi in caso di grandine, forte vento, posso avere dei problemi. In questo caso anche una prova effettiva, che effettivamente la coltura era sana e forte prima dell'incidente, e quindi ho anche documentato tutto quello che succede. Quindi ecco, gli utilizzi sono diversi. Ottimo. Passiamo invece a un altro sensore che può essere montato sia come accessorio della stazione meteo, che dicevamo, e anche separatamente come sensore singolo, che sicuramente è più di utilità agronomica, ecco, che è l'X-Node Leaf, il sensore di bagnatura fogliare. Questo, appunto, come viene pensato nella gestione di un'azienda agricola? Per che cosa è nato e a che cosa serve questo sensore? Assolutamente. Beh, come hai detto, il sensore di bagnatura fogliare, in questo caso, è un accessorio estremamente utile per la parte agronomica. L'utilizzo principale che ne facciamo è per la previsione dei modelli patogeni, quindi le malattie che arrivano. In questo caso nella vite è posizionato, e questo ci aiuta a ricevere delle allerte puntuali sulla possibilità di arrivo di un patogeno, tendenzialmente fungineo, come nella viticoltura sono diverse. Quindi l'obiettivo di questo sensore è allertare l'agricoltore, in questo caso noi, in caso uno dei patogeni arrivi, e quindi io vado ad anticipare quello che può essere un'azione in campo o quello che poi l'agricoltore decide. Ottimo. Intanto c'è già qualcuno che segue la diretta e ha sfruttato il momento per fare delle domande. Prendere la domanda di Giuliano, che in realtà si collega anche un po' a quella di Fabio, che chiede all'incirca dei prezzi di listino per quanto riguarda le stazioni meteo.
Matteo, vuoi introdurli tu? Assolutamente. Beh, diciamo che quello che è interessante è che negli ultimi 5 anni i costi di questi sensori si sono quasi dimezzati, quindi la tecnologia è evoluta, la connettività soprattutto è evoluta, e quindi i costi sono, diciamo, arrivati a beneficio dell'utilizzatore. Stazioni meteo come quelle che vedete hanno dei costi da 500 a 1000 euro circa, e quindi, diciamo, abbordabili, e soprattutto anche la connettività ha dei costi molto attrattivi e possono essere localizzati in qualsiasi punto. E la parte veramente interessante, che è quella che vedete in foto dove c'è quel piccolo pannello solare, è che tutti i dati vanno direttamente nel cloud, io ho l'accesso in tempo reale di quello che sono i dati. Questo è il grande valore che ad oggi può dare la tecnologia. Quindi tutti gli aspetti anche agronomici che abbiamo menzionato, o allerte, o pericolo, rischio di un agente patogeno in arrivo, sono in tempo reale. Quindi questo è il grande valore. Assolutamente. Poi, come al solito, trovate i riferimenti nella descrizione del video per andare sul nostro sito e vedere, avere maggiori informazioni o richiederci un contatto per ricevere preventivi personalizzati. Come diceva Matteo, il range è abbastanza ampio perché non abbiamo solo il modello che vedete qui, infatti questo è l'XSense Pro, che è la versione professionale, che può essere addirittura anche espansa con degli accessori, come dicevamo prima, ma abbiamo anche delle soluzioni più economiche, quindi assolutamente in base a quelle che sono le necessità dell'agricoltore si può trovare la dimensione migliore, la soluzione migliore. Torno mentre stavo per passare alla slide dopo è arrivata un'altra domanda che è sempre in tema, in realtà si collega anche a tutti gli altri sensori, ed è una domanda di Genio Bill, che chiede se è alimentata solo con il pannello solare. Allora sì, la risposta è sì, tutti i nostri sensori, tutti quelli che andiamo a vedere anche nelle slide seguenti e quelli che ho visto sono tutti alimentati da pannello solare, quindi non è richiesto un cambio di batterie o altri tipi di manutenzione, perlomeno a livello di energia, e quindi sì, è sufficiente esporli verso sud e l'energia la gestiscono in modo indipendente. Sì, aggiungerei che comunque sono tutti dotati di una batteria a lunga durata, quindi se anche, ovviamente sono pensati anche per periodi in cui ci fosse cattivo tempo, oppure ovviamente nell'inverno in cui le giornate sono più corte e via dicendo, comunque hanno una batteria che comunque gli permette di sussistere, quindi da questo punto di vista non ci sono problemi. Perfetto. Allora, a questo punto vado avanti, ho visto qualche altra domanda che riguarda un po' il come connettersi ad altri sistemi, ma lo vediamo meglio dopo, stiamo per finire la parte, diciamo, di roba sostanziosa di hardware e passeremo a quello che invece è un po' più tecnologico, un po' più, diciamo, software, per vedere anche direttamente quello che l'account di un'azienda agricola realmente compilato, un account reale, come queste informazioni vengono utilizzate. Sempre continuando sui sensori, abbiamo l'XNode Soil Pro, quindi passiamo dalla sfera, diciamo, del monitoraggio ambientale, del monitoraggio di quelli che sono i parametri dell'atmosfera, a qualcosa che invece è più legato al suolo. Da questo punto di vista, Matteo, tu ne hai diversi che sono installati, anche perché hai diverse colture, alcune delle quali addirittura hanno anche comunque bisogno di un'irrigazione importante. Quali sono i vantaggi dell'utilizzo di sensori di controllo dell'umidità del suolo? Allora, beh, questi sensori sono molto importanti, come hai citato tu, ne ho diversi, in quanto l'irrigazione è uno dei grandi temi che abbiamo, e non penso solo noi, diciamo, da quello che vediamo anche con X-Fan, è un tema molto sentito. Questo sensore quindi recupera l'umidità e la temperatura del suolo, che può essere in un punto, a due punti, a sei punti, quindi a dipendenza del livello di precisione o della profondità radicale della pianta, posso andare a misurare l'umidità in più punti. Non l'ho menzionato prima, lo menziono adesso, come la raccolta di queste informazioni avviene tendenzialmente ogni 30 minuti, quindi puntuale, quindi tantissime volte durante la giornata, e l'informazione in questo caso dell'umidità è fondamentale per la gestione dello stress idrico e quindi di eventuali irrigazioni ove possibile e ove è concesso. Quindi automaticamente il sistema prende il dato puntuale del sensore, lo elabora e va a consigliare all'agricoltore se si trova in un momento di stress idrico, chiaramente in quel stadio fenologico, per quel tipo di varietà e quel tipo di terreno, e va a consigliare all'agricoltore se è necessaria un'irrigazione e se sì, quando e quanti millimetri. Quindi il sensore non è solo recuperare dati,
ma è soprattutto elaborare dati e dare un consiglio all'agricoltore. Questo è proprio il valore di tutti i sensori che stiamo vedendo, è proprio il consiglio verso l'agricoltore. Puntualizzo che anche a livello tecnologico questi sistemi vengono chiamati DSS, quindi Decision Support System, quindi aiuti alla decisione per l'agricoltore, che poi è la persona che va a decidere effettivamente quale azione intraprendere in campo. Perfetto. A questo punto ci muoviamo in una diciamo un ambiente un po' particolare. Tu hai detto appunto tra le coltivazioni che hai in azienda c'è anche il riso, diciamo una delle colture principali della tua azienda agricola, ed è dall'esperienza diciamo di risicoltore che nasce questo sensore che forse è un po' più speciale rispetto agli altri perché è un po' meno diffuso diciamo nel panorama mondiale dei sensori, è nato proprio dall'esperienza di risicoltori italiani e comunque dalle esigenze anche di gestione dei corsi d'acqua, dei consorzi irrigui e via dicendo, ed è l'X-Water. Vuoi spiegarci meglio come lo utilizzi nel caso della tua azienda agricola? Certo, tra l'altro nel frattempo ci siamo spostati dalle colline alla pianura e sì, chiaramente questo è un sensore molto più specializzato, è un sensore che aiuta a misurare quello che è il livello dell'acqua e la temperatura dell'acqua. In questo caso lo vediamo applicata alla risaia, quindi una camera della risaia, ed è importante per riuscire a gestire il livello nelle risaie. Per chi coltiva riso, sa che se si hanno più risaie, la gestione dei livelli dell'acqua è comunque un compito che deve essere monitorato costantemente, in quanto ci possono essere rotture, ci possono essere degli affluenti dove magari non arriva l'acqua, ci possono essere diverse problematiche, e i tempi di intervento tendenzialmente devono essere veloci per evitare di lasciare la risaia asciutta o avere dei percorsi, diciamo, la parte, diciamo, più idraulica non corretta. Quindi questo sensore non fa altro che misurare il livello della risaia, e facilmente l'agricoltore direttamente da uno smartphone può andare a vedere quali sono i livelli, e soprattutto se ci fosse una rottura, quindi un'uscita anomala dell'acqua, viene allertato immediatamente e quindi si ha la velocità di intervento. Puntualizzo che questo non è solo utilizzabile nelle risaie, ma può essere utilizzabile in tutti gli affluenti, fiumi, diciamo tutti i percorsi d'acqua che si vogliono monitorare. Quindi è anche utilizzato da consorzi irrigui, diciamo, da diverse persone che vogliono andare a misurare il livello e la temperatura dell'acqua per diverse esigenze. E puntualizzo però sulla domanda di prima di Genio Bill, anche questo a energia solare, quindi è sufficiente posizionarlo in acqua e incomincia a funzionare. Tra l'altro, per i più tecnologici in chiamata, ha un sistema di misurazione dell'acqua sviluppato da noi, patentato da noi, che riesce a misurare l'acqua anche in queste situazioni, diciamo, di fango dove si potrebbe ostruire, ma grazie a una tecnologia nostra riesce a farlo senza problemi. Perfetto. Passiamo dall'acqua a un altro, diciamo, dal mondo delle caratteristiche di quello che è l'ambiente in cui si muove, si sviluppano le nostre colture, a qualcosa che invece può danneggiare le nostre colture. Quindi passiamo a tutta quella che è la sfera degli insetti. Questa è un po' una novità per X-Farm, come prodotto. Parliamo di X-Tap, è una serie di trappole di monitoraggio per gli insetti. Ce ne sono diverse versioni. Matteo, vuoi raccontarci qual è l'idea alla base, quali sono magari anche un po' le differenze ad alto livello delle diverse versioni e come possono essere utili per l'agricoltura? Assolutamente. Tra l'altro, qui siamo tornati in collina e qui quello che facciamo è il monitoraggio dei parassiti. In questo caso siamo tornati nel campo di vite, quindi monitoraggio, diciamo, della tignola, tignoletta, diciamo, i tipici parassiti che possono esserci. Perché è importante? Beh, è importante, diciamo, per i motivi che abbiamo detto prima, quindi il tempo di intervento. Quindi questa gabbia connessa cosa fa? Praticamente all'interno della gabbia, ne abbiamo di diversi modelli, in questo caso è una gabbia a ferormoni, quindi all'interno della gabbia si mette un feromone target per un insetto ben preciso, l'insetto entra nella gabbia, rimane, diciamo, all'interno, e all'interno c'è una fotocamera connessa, che quindi fotografa quelli che sono gli insetti che sono caduti all'interno, e grazie a un sistema di riconoscimento d'immagine va a contare
gli insetti che effettivamente sono presenti in quel momento. Questo è importante perché se io vado a definire delle soglie limite, vengo allertato automaticamente quando il parassita è arrivato nel mio campo. Questo è fondamentale, come mi ha detto prima, per riuscire a avere delle azioni puntuali, veloci e soprattutto mirate. Quindi so esattamente quale tipo di insetto è entrato all'interno del campo e vado a fare l'azione mirata corretta. Quindi l'importante è che pensiamo sempre che il sensore non è semplicemente qualcosa che mi misura qualcosa, ma è qualcosa che elabora il dato e mi avverte e mi suggerisce come intervenire in campo. Questa è la chiave e il valore dei sensori. Sì, tra l'altro hai risposto anche alla domanda di Enzo che stavo per evidenziare, cioè appunto questi dati poi sono qualcosa che rimane online e devo andarmi a vedere solo dei grafici o anche qualcosa di più? E tu hai già risposto, insomma, ci sono diversi livelli in XFarm, li vediamo anche meglio dopo, di trasformazione, di elaborazione di questi dati. Posso vederli come grafico, come tabella e via dicendo, ma posso anche ricevere delle allerte se sposto delle soglie minime e massime, quindi mi aiutano, ma nei casi anche più avanzati posso accoppiarle a un sistema di supporto decisionale, DSS, che è quello che diciamo prima, per ricevere dei consigli su quando e quanto irrigare, oppure per la parte di difesa, quando le mie colture saranno più soggette alla presenza di un'avversità, perché si verificheranno in futuro le condizioni ottimali per lo sviluppo di quell'avversità. Comunque, su tutta questa parte che è più software, di quello che fa software, ci stiamo per arrivare, vedremo assolutamente tutto quello che è direttamente appunto il funzionamento dell'app. Passo agli ultimi due sensori, diciamo sempre hardware, che sono invece quelli che riguardano la parte di macchinari. Questo perché non solo abbiamo a che fare con delle coltivazioni, ma abbiamo anche a che fare con delle azioni. Abbiamo spesso da gestire un parco macchine importante e come XFarm, diciamo, avendo l'obiettivo di gestire a 360 gradi l'azienda, ci siamo accorti, poi Matteo lo confermerai, che ci sono un sacco di dati che normalmente passano dal cruscotto del trattore, ma nessuno se li annota. E sarebbero dati molto interessanti. Ed è qui, insomma, che arriva tutto il concetto di telemetria. Vuoi parlarcene un po', Matteo? Assolutamente sì, e diciamo che in questo momento nei macchinari agricoli c'è una grandissima evoluzione, diventano sempre più tecnologici e quindi vanno sfruttate tutte queste informazioni che i macchinari ci danno, i macchinari e le attrezzature. In questo caso quello che vediamo è un kit che si può montare sui trattori, sui mezzi e sugli attrezzi, che consente il recupero dei dati direttamente dalla macchina e dall'attrezzo. Perché è importante? Beh, diciamo, le aziende magari più grandi e strutturate è sicuramente un elemento molto importante per l'organizzazione, tutta la parte operativa e di pianificazione dei lavori. Un secondo punto è sicuramente la parte analitica. Riesco effettivamente ad andare a analizzare i consumi che ho avuto per ogni appezzamento, valutare gli sforzi del trattore da un appezzamento rispetto all'altro, quindi vedo magari tessiture diverse o anomalie che ci possono essere, e poi posso andare a analizzare tutto, diciamo, quello che sono, diciamo, un po' le performance, quindi la velocità, come è stato utilizzato, la coppia che è stata utilizzata. In questo caso vediamo nella foto il livellamento di una risaia, quindi dove c'è tanto sforzo, e anche qua ci possono fare metriche molto interessanti. Quindi riuscire ad avere direttamente sul proprio smartphone o tablet la gestione completa del proprio parco macchine è sempre più importante. E ho citato tanti elementi operativi, ma c'è sicuramente anche quello economico. Grazie a questi sistemi io riesco ad andare a identificare i costi e i consumi che le macchine fanno. E questo è importante perché se io ho i dati precisi dei consumi, posso andare a allocare quello che sono i costi dei macchinari per ogni singola coltura, addirittura varietà. E questo mi porta a un'analisi della marginalità per la singola coltura molto precisa. Ed è uno, diciamo, dei fattori importanti nelle aziende, riuscire a capire dove vanno i costi, che possono essere del gasolio, dei macchinari, delle manutenzioni, ma soprattutto a dipendenza della coltura, di modo che quando faccio poi a fine anno un'analisi di marginalità colturale, riesco ad andare a allocare i costi e quindi effettivamente capire dove ho fatto margini e dove non ne ho fatti. Assolutamente, questa è una cosa molto interessante.
parlavamo di costi, una delle voci molto incidenti sicuramente è quella dei consumi del carburante, e anche qui questa diciamo un po' una novità che forse non abbiamo mai presentato pubblicamente, diciamo, con le nostre attività online, ma che insomma tu, in quanto azienda da cui è nato tutto, hai in testa da parecchio tempo e su cui stiamo lavorando, e sicuramente quello che riguarda appunto la gestione dei rifornimenti. Vuoi parlarci un po', diciamo, anche velocemente, insomma, però accennarci un po' a questo, cosa sarà questo prodotto che andremo a lanciare prossimamente e a che cosa servirà? Sì, allora, quello che vedete è uno strumento per quello che è la gestione dei rifornimenti, tendenzialmente di gasolio principalmente, e ne esistono due modelli, una versione per le cisterne mobili, come quella che vedete, quindi montati su veicoli, o per le cisterne fisse. E questo cosa fa? Ha diverse funzioni. Beh, intanto primo, che per riuscire a erogare il gasolio mi devo identificare con un badge RFID, quindi devo andare vicino con la mia tessera, il sistema mi identifica e mi concede la possibilità di erogare il gasolio. Mi tiene traccia del saldo della macchina, quindi se la cisterna raggiunge un certo saldo, magari inferiore al 10%, vengo allertato direttamente sul cellulare. Quindi questo permette di evitare di rimanere con la cisterna vuota in magari momenti molto importanti della stagione. E soprattutto poi ho traccia di tutto quello che sono le entrate e le uscite, e questo è un fattore anche importante, anche dal punto di vista normativo, che come diversi sanno, per le cisterne di grandi dimensioni è obbligatorio tenere un registro delle entrate e delle uscite, e con questo tipo di strumento questo tipo di registro viene creato tendenzialmente in automatico, e quindi va anche a aiutare tutto quello che sono la parte amministrativa per la gestione del gasolio. Perfetto, Matteo. A questo punto direi di passare alla fase che magari molti aspettavano, che è quella diciamo di vedere un po' il tuo account, insomma, come queste funzionalità, come questi dati, sotto che forma arrivano e come poi vengono presentati all'agricoltore. Questo perché ci teniamo sempre molto a rendere semplici la presentazione dei dati, delle funzionalità, e forse questo è il momento migliore per far vedere poi come appaiono tutto questo po' di dati di cui abbiamo parlato dei modi da dove prendiamo i dati, ma adesso vediamo anche come vengono mostrati, come vengono utilizzati. Quindi direi di passare subito a vedere quella che è l'applicazione X-Farm. Questa sera addirittura ve la presentiamo direttamente sotto forma mobile, proprio per farvi vedere l'estrema portabilità e la semplicità di utilizzo. Quindi lascerei a te, Matteo, se vuoi farci un giro dell'applicazione, poi mano a mano che tocchi le aree ci sono un po' di domande che sono già arrivate, ma io magari ti interromperò per leggerti qualche domanda di qualcuno che insomma vuole intervenire, vuole farti delle domande sui vari moduli che andrei a toccare. Sì, e magari ricalco quello che hai menzionato, che stasera facciamo vedere una demo completa direttamente da un cellulare, proprio per far vedere come tutte le funzioni che in realtà abbiamo visto si possono governare e gestire direttamente da uno smartphone, da un tablet e qualsiasi marca esso sia. Chiaramente nelle altre presentazioni, quello che avete fatto, facciamo sempre vedere anche la parte desktop, quindi da computer, come si vede da computer, ma oggi facciamo vedere anche come da cellulare posso direttamente in campo o direttamente quando sono nella parte operativa gestire tutte le cose. Allora, ho aperto adesso l'applicazione X-Farm, quello che mi si presenta, appena mi apre, vedo la mappa di tutti gli appezzamenti, e vedete che questa ricalca molto la mappa che abbiamo visto stampata sul tavolo di alcune decine di anni fa, e quindi questa gestione a mappe è rimasta in realtà intorno a tutta l'applicazione, perché comunque le mappe è un modo in cui l'agricoltore lavora e gestisce i processi. Quello che vedo subito a colpo d'occhio è un meteo della giornata, è fondamentale anche al mattino, quando faccio la pianificazione, sapere la minima e la massima della giornata, le piogge che si prevedono in giornata, e a colpo d'occhio ce l'ho. Chiaramente l'applicazione mi dà delle statistiche sulle coltivazioni, mi fa vedere l'ultima attività che ho fatto nei campi, mi fa vedere i movimenti in magazzino, mi fa vedere delle note che ho preso, questa è una nota presa oggi su un pozzo che abbiamo identificato, e quindi ho messo una nota georeferenziata, così come la ripartizione delle colture all'interno dell'azienda. E questo aiuta tutto quello che sono le rotazioni, la strategia, le doppie colture per anno, quindi aiuta, diciamo, tutte queste tematiche. E in ultimo ho alcune statistiche su quello che sono le semine raccolti, in questo caso il grano è stato seminato in intero, quindi vedo
i campi seminati sono al 100% e chiaramente il raccolto non è ancora cominciato. E sono tutte statistiche che si aggiornano in tempo reale. Quindi tutto quello che vedete adesso condiviso e nell'applicativo è una gestione in tempo reale di quello che è la mia azienda. Se torno sulla mappa e clicco sulla mappa, facciamo vedere come si vede la mappa e andiamo anche a vedere alcuni degli elementi che abbiamo visto poco fa. Quindi appena apro la mappa, cosa mi fa vedere? Vedo i miei appezzamenti, vedete che sono colorati per coltura, quindi se io vado e mi avvicino in una zona, vedete come gli appezzamenti sono colorati per la coltura. Ho una leggenda che mi spiega il giallo, il bianco, il riso, il rosso, il grano e via dicendo. E vedete che ci sono diversi elementi nella mappa. Vedo i trattori connessi, quindi quello che ho spiegato poco fa. Quindi in tempo reale vedo dove sono i mezzi, dove sono gli attrezzi e posso interrogarli. Quindi cliccando vedo in tempo reale quello che succede. Essendo comunque ormai ora tarda, diciamo che sono rientrati tutti in sede. Quello che posso anche andare, ad esempio, vado nella risaia, abbiamo visto prima la stazione meteo, che abbiamo visto nella prima slide, se io clicco su questa stazione meteo, il sistema in tempo reale mi fa vedere i dati. Vedete che sulla domanda che è stata fatta prima vedo anche la batteria e la connettività, quindi tutti i sensori sono a energia solare, chiaramente hanno una durata di buffer delle batterie di diverse settimane, quindi batteria piena, segnale pieno, e vedo i dati aggiornati a 7 minuti fa. Vedo che ci sono 8 gradi.1 e oggi c'è stata una minima di circa 2 gradi e una massima di 20 gradi. Posso andare a vedere tutti i dati della stazione meteo, dall'umidità dell'aria del circa l'88%, la raffica di vento che c'è stato e tanto altro. Qui vedo anche l'accessorio che Nicolò ha fatto vedere prima, la camera, quindi in tempo reale, o perlomeno in questo caso con una frequenza più bassa, in questo caso una foto del 3 pomeriggio, vedo anche lo stato dell'appezzamento. Quindi dall'applicativo posso anche andare a monitorare lo stato dell'appezzamento. Chiaramente quello che posso anche fare è andare a vedere tutti i dati storici di temperatura e tutti i parametri che abbiamo visto, oppure interrogarlo anche per più giorni. Se io voglio vedere i dati degli ultimi 7 giorni, posso andare a vedere l'andamento della temperatura dell'aria, delle piogge. Ad esempio, se vado a vedere le piogge cumulate, vedo le piogge che ci sono state e quindi posso andare a decidere effettivamente i primi lavori che adesso arrivano a inizio stagione. Tornando sulla mappa, cosa posso anche fare? Chiaramente vedo tutti gli appezzamenti, quindi se io clicco su un appezzamento qualsiasi, in questo caso prendo questo, vedo tutte le informazioni dell'appezzamento, le vedo direttamente dalla mappa. Vedo il nome del campo, vedo gli ettari, vedo le coltivazioni degli ultimi anni, in questo caso le varietà di riso che siamo andati a mettere, e vedo in questo caso chiaramente della stagione scorsa gli elementi e le attività che sono state fatte. Quindi ho tutti i dettagli del mio appezzamento. Un dettaglio interessante che in diversi ci chiedono è ad esempio tutta la parte delle particelle catastale, che è uno dei grandi temi. Quindi quando io vado a utilizzare l'applicativo sotto forma di mappa, mi interessa vedere quali sono le particelle catastale che sono sottostanti al mio campo, e questo lo posso fare direttamente dalla mappa. Quindi se io voglio andare a vedere le particelle in questo singolo punto, vedete che direttamente dal telefono posso andare a vedere tutte le singole particelle catastali e quindi poi identificare in modo molto rapido e intuitivo le particelle catastale. Quindi vedete che l'utilizzo della mappa è davvero a 360 gradi. Vedo il mio parco macchine, vedo i sensori, vedo le mappe e il quaderno di campagna, diciamo, e tutte le attività che ho fatto in campo. Vi faccio vedere alcuni altri punti. Vado sui sensori che li abbiamo introdotti prima. Vi faccio vedere come li visualizzo. Nella mia azienda agricola abbiamo 4 stazioni meteo che abbiamo visto prima. E quindi vedete subito che a colpo d'occhio vedo le temperature nelle 4 zone dove siamo andati a mettere le stazioni meteo. Posso direttamente dalla mappa andare a identificare, vediamo se ci sono state delle piogge, e a colpo d'occhio vedo che non ci sono state nessuna pioggia all'interno dell'azienda agricola, quindi vedo i pallini blu che mi dicono 0 mm. Oppure, chiaramente, a livello di sensori posso andare a vedere, ok, andiamo a vedere in vigna. Com'è la situazione? Ci sono 15 gradi, quindi temperature più alte questa sera,
il vento e le piogge delle ultime 24 ore, tutto in modo molto semplice e intuitivo. Ne approfitto, visto che abbiamo menzionato anche la gabbia connessa per gli insetti, io posso vedere in questo momento, oggi, la situazione dei parassiti all'interno della coltivazione di pomodoro. Chiaramente è una coltura che deve ancora cominciare, ma direttamente dal mio telefono io posso andare a vedere la situazione degli insetti. In questo caso vedo che il foglio è tendenzialmente pulito e c'è stato qualche insetto che è cominciato ad arrivare nel campo. Quello che farà il sistema sarà poi allertarmi non appena ci sarà la presenza del parassita che sono andato a identificare. E questa, diciamo, è tutta la parte dei sensori. Quello che posso anche andare a vedere nei macchinari, prima vedevo nella chat che si chiedeva del parco macchine, se io vado a identificare un mezzo, prendiamo ad esempio questo mezzo, io in tempo reale posso vedere chi è l'operatore a bordo del trattore, che è stato, come vedete, fino ad oggi alle 18:29, qual è l'attrezzo collegato al trattore, in questo caso il potatore, quindi sono in corso le potature delle piante, e posso andare a vedere anche una reportistica. Ad esempio, cliccando, vedo la reportistica della giornata, quindi oggi vedo che il mezzo ha lavorato per 7 ore e 23 e sono state fatte delle attività di potatura su questi appezzamenti. E vedo tutto il percorso che è stato fatto e posso chiaramente andare a vedere le linee colorate per velocità, consumo e quindi andare a vedere diverse analitiche che posso fare direttamente sul mezzo che ho scelto. Quindi, come vedete, direttamente dall'applicativo posso andare a vedere tutti i movimenti della giornata, le operazioni fatte. Posso andare a vedere anche tutte le operazioni di manutenzione. In questo caso è stata tracciata una rottura della pompa del sollevatore e quindi vado a tracciare per ogni mezzo tutte le rotture, quando sono state fatte, i costi, in modo che sempre di più ho un controllo accurato dei miei mezzi. Come vedete, vado all'ultima parte che è interessante, è quello che è manutenzione predittiva. Quello che è comodo è, sapete che quando si cambia un materiale di usura del trattore, come sia il filtro dell'olio, i cuscinetti o altro, hanno una vita. In questo caso ho fatto un cambio del filtro dell'olio dove ho indicato una durata di 250 ore. Vedete che il sistema mi dice: attenzione, che siamo alla fine dell'utilizzo del filtro dell'olio, siamo al 99%, viene il rosso. E mi ha allertato effettivamente che l'utilizzo rimanente per questo componente siamo vicino alla fine. Quindi questi sistemi aiutano anche nella gestione chiaramente dei macchinari. Faccio vedere altri elementi, Nicolò, che possono essere utili in questa carrellata. E se ci sono domande, Nicolò, interrompimi pure. Sì, magari prima di passare a questa parte, diciamo, più dedicata al precision farming, entriamo, diciamo, nella parte più dedicata appunto satellitare, connessione, mappe di posizione, via dicendo. C'erano delle domande che riguardavano appunto la parte di macchinari. Prima Certo. di tutto, aspettate che l'ho perso, ecco qua. Damiano ci chiede quando ci sarà l'integrazione con i dati New Holland in X-Farm, se è prevista e quando arriverà. Allora, beh, quest'anno stiamo lavorando tantissimo sulle integrazioni dei dati dei macchinari, quindi vedrete nel corso dell'anno sempre più integrazioni native all'interno dell'applicazione, in modo che indipendentemente dal brand e dal tipo del veicolo, andiamo a integrare dati in modo che all'agricoltore con una sola app riesce a gestire la sua flotta, che magari può essere di svariati colori, ma avere un unico punto di gestione. Ottimo. Raffaele invece ci chiedeva, diciamo, in linea indicativa, anche di nuovo come prima, un range, diciamo, per quanto riguarda la parte di telemetria, cioè stiamo parlando di roba da 10.000 euro o dei prezzi più bassi? No, allora, beh, i sensori sono, diciamo, diversi, ma quelli che abbiamo visto, che tra l'altro quelli che avete visto in retrofit direttamente nel mio account, non costano 10.000 euro, è una frazione di questo, i costi sono diventati accessibili e soprattutto possono essere scaglionati negli anni, quindi direi che sono accessibili tendenzialmente all'azienda agricola, soprattutto in base al valore che danno e ai risparmi che si possono fare grazie all'analisi dei dati e alla gestione operativa migliorata.
Comunque, se siete interessati, di nuovo rinnovo l'invito, in descrizione trovate i link per andare sul nostro sito, trovate sia informazioni su quelli che sono i prodotti, ma soprattutto anche dei riferimenti per contattarci, richiedere un preventivo. E lo cito proprio come argomento en passant, perché so che è una cosa molto interessante. Non parliamo solo di benefici riguardanti l'agronomia, la gestione dell'azienda e via dicendo, ma tenete presente che anche tutto questo è compatibile anche con quelli che sono gli sgravi, o meglio gli incentivi contro il credito d'imposta previsto ad oggi per la legge, quindi sicuramente sono anche strumenti 4.0 che possono essere, diciamo, più alla portata di tutti in questo periodo di importanti incentivi in agricoltura. Enzo chiede, sempre riguardo la parte di macchinari, se è presente e se verrà inserita una funzione di alert riguardanti appunto la manutenzione. Beh, questo è allineato, diciamo, alla risposta di prima, in quanto appunto quest'anno per noi, dopo aver affrontato, diciamo, 2 anni fa tutta la parte gestionale dell'azienda, l'anno scorso abbiamo lavorato tanto sull'integrazione della parte agronomica, come avete visto, e quest'anno è l'anno dell'integrazione dei macchinari, quindi sulla domanda di Enzo, sì, sempre di più avremo questo tipo di integrazioni, diciamo, sui parchi macchine, e soprattutto anche l'attrezzatura, che è molto importante. Perfetto, ti lascio tornare, diciamo, dove ci avevi lasciato sulla parte di satellite. Sì, ho aperto il modulo satellite, penso che tanti, diciamo, degli ascoltatori sappiamo già di cosa stiamo parlando, quindi foto satellitare per il monitoraggio delle colture. In questo caso vedo gli appezzamenti e ho scelto di visualizzare quello che è l'indice di vegetazione. Quindi nella mia azienda mi fa vedere con una frequenza settimanale come stanno progredendo la vegetazione all'interno del campo. Vedete i campi, ad esempio il rosso, sono quelli non ancora seminati. In campi invece con colori, una vegetazione più alta, sono tendenzialmente l'erba medica, diciamo, nella parte nord, e magari l'oietto nella parte in basso, quindi coltivazioni che stanno progredendo. Questo mi consente di monitorare settimanalmente, quindi intensamente in tempo reale, cosa sta accadendo e se ci sono delle anomalie. E quello che posso anche fare, cliccando direttamente su un campo, vedo tutto lo storico e la progressione che questo appezzamento ha avuto nel tempo, e quindi vedo come si è sviluppato all'inizio, se ci sono state delle anomalie di crescita, lo posso direttamente visualizzare su tutto l'arco temporale storico. Quindi vedete come da un colore più rosso, quindi una vegetazione più bassa, è cresciuto e la vigoria è aumentata. Chiaramente posso vedere diverse cose, ad esempio posso andare a vedere com'è lo stato di idrico della coltura, e quindi chiaramente se vado sulle stagioni più estive, vedo che effettivamente ci sono stati degli stress idrici e vedo anche dove sono stati, e poi vedo che con l'andamento e con l'arrivo di settembre, dei mesi autunnali, come l'umidità è aumentata, e quindi direttamente per singolo campo, addirittura posso anche comparare più campi e più indici, quindi posso comparare il contenuto idrico con lo stress d'azoto e posso capire quindi come sono correlate ad esempio le informazioni. Faccio una carrellata solo sui due ultimi temi agronomici che abbiamo visto prima nei sensori, cioè tutta la parte di irrigazione. Abbiamo visto prima che è possibile monitorare con dei sensori di umidità i terreni. Quella foto che abbiamo visto prima riguarda questo campo di vite, dove io in questo momento vedo in quel pallino blu che c'è un grado di umidità nel terreno approssimativo del 32%. Quello che mi dice il sistema è che per questo tipo di varietà, quindi Barvera, in questa fase fenologica, l'umidità dovrebbe stare da un minimo del 22% a un massimo del 27%, diciamo, per le performance migliore della cultura. Chiaramente l'umidità adesso è maggiore, come vediamo, del 33%, quindi non mi consiglia di fare chiaramente nessuna irrigazione. E quindi qua, per rispondere alla domanda di prima, vedete come il dato del sensore si può visualizzare, posso guardare i grafici, ma appunto davvero importante è avere il suggerimento. Quindi in questo caso il sistema prende l'umidità del terreno, sa la varietà, sa lo stadio fenologico, sa la tessitura del terreno, sa le previsioni in arrivo e
correlando tutte queste informazioni, mi va a dare un suggerimento molto semplice, indicando non è necessario irrigare, l'umidità del terreno è sufficiente. E lo vedo anche a colpo d'occhio, dai colori, quindi vedo che il terreno è lievemente umido e quindi questo mi dice che non devo irrigare. Chiaramente è un discorso molto importante poi nelle stagioni estive. Ribadisco che dipende molto se è possibile irrigare o meno e se si ha l'impianto di irrigazione o meno. L'ultimo modulo che volevo far vedere questa sera è tutta la parte di difesa. Abbiamo visto prima come, grazie a sensori di stazioni meteorologiche e di bagnatura fogliare, posso andare a lavorare per avere le previsioni e il rischio che una malattia possa effettivamente arrivare. Vedete che anche qui ho nella mappa quello che sono gli appezzamenti, ho le diverse problematiche che possono emergere. Cliccando su una problematica, il sistema mi fa vedere subito la possibilità di attacco che ho di questo patogeno, in questo caso bassa, chiaramente non è ancora seminato, quindi siamo in una stagione particolare. E quello che vedete sotto è che per ogni coltura e per ogni patogeno, il sistema, con un indicatore molto semplice, mi fa vedere il grado di rischio che questo patogeno può venire. Quindi, anche qua, ripeto il discorso di prima, il sistema elabora tantissimi dati, ma quello che arriva all'agricoltore è un'indicazione molto semplice sul rischio che quel patogeno possa arrivare in campo, e se poi voglio ulteriori dettagli, posso andare a vedere nei dettagli, e non solo mi fa vedere la probabilità d'attacco, ma anche la previsione nei prossimi 5 giorni. Di modo che se vado a fare un trattamento preventivo, quindi prima chiaramente per prevenire il patogeno, mi va a dare una previsione e quindi riesco ad andare a gestire al meglio quello che sono i rischi rispetto alla protezione che ho in quel momento. Quindi ci tenevo a far vedere questa parte, proprio perché è proprio qua il valore dei sensori, dove non facciamo vedere solamente dati, ma diamo consigli tendenzialmente semplici, quindi misurati, per essere efficaci direttamente nell'applicativo. Perfetto. Allora, Matteo, io direi che da un aumento del valore agronomico passerei a un aumento di valore, diciamo, della produzione, o meglio, del valore che poi possiamo comunicare al cliente o lungo tutta la filiera per quanto riguarda appunto ciò che abbiamo prodotto. E per questo tiriamo anche in ballo quello che è l'argomento, diciamo, di tracciabilità, e appunto magari puoi raccontarci anche quello che è un po' il percorso che hai fatto nella tua azienda, perché insomma anche da questo punto di vista ci hai messo le mani e effettivamente hai provato in prima persona che cosa vuol dire fare tracciabilità, direi anche fin dal campo, che spesso non è una cosa scontata. Esatto, diciamo che questa sera in un'ora abbiamo fatto il percorso probabilmente di diversi anni di evoluzione, e questo penso che è un punto importante. L'evoluzione verso la tecnologia è un percorso che si fa, quindi sono diversi passi, quindi prima si digitalizza, poi si arriva ai sensori e poi si arriva al precision farming, come ho visto alcuni scrivono nei commenti, quindi è un percorso. E in questo percorso quello che abbiamo visto è che una volta che digitalizzo l'azienda, quindi che ho tanti dati, in prima battuta i dati sono importanti per la gestione operativa, quindi riusciamo a rendicontare meglio i conti, riusciamo a pianificare meglio le operazioni, riusciamo a essere allertati quando c'è un problema e via dicendo, come abbiamo visto. Ma ci siamo accorti che i dati hanno un altro valore e sono quelli sul prodotto. Quindi nell'esempio che vedete nella slide, quello è il riso che produciamo, il riso Carnaroli che produciamo. Quello che abbiamo cercato di fare è valorizzare i dati due volte, come dicevo prima. Abbiamo messo quello che viene usato, un QR code sulla scatola, che va, una volta scannerizzato, va a costruire la storia di questo lotto di riso. Quindi riesco ad andare a identificare l'origine del prodotto, riesco ad andare a identificare le operazioni culturali che sono state fatte, riesco a conoscere la storia di questo prodotto, quindi chi l'ha coltivato e dove, quindi diversi parametri. E quindi ecco, come si dice nei progetti di tracciabilità, in realtà i dati sono quello che si dice in secondo raccolto per l'agricoltore, in quanto grazie ai dati, dato nostro, siamo riusciti a valorizzare il prodotto. E la parte interessante è che gli stessi dati che noi andiamo a mettere nel quaderno di campagna per una gestione operativa, in realtà li possiamo davvero valorizzare sul mercato,
non perché tendenzialmente li vogliamo esporre quant'altro, ma proprio perché c'è una domanda del consumatore. Il consumatore sempre di più vuole sapere, vuole conoscere, vuole essere sicuro di tutti gli elementi che riguardano l'alimentazione, e quindi grazie alla digitalizzazione dell'azienda o addirittura della filiera, i dati prendono un nuovo valore, e questo è importante saperlo e soprattutto riuscire a valorizzarlo noi agricoltori verso il mercato. Ottimo. A questo punto direi che se avete delle domande, diciamo, passiamo gli ultimi 4 minuti, adesso abbiamo fatto già anche una certa oretta, se avete delle domande passiamo gli ultimi minuti a rispondervi. Mentre aspettiamo le domande, io, Matteo, ti farei ancora, diciamo, una piccola domanda, anzi da parte mia, ma proprio per intavolare un mini discorso su questa parte di tracciabilità, perché spesso si parla, qua abbiamo visto, c'è una parola chiave che è la blockchain, cioè si è lavorato molto sulla sicurezza del dato, di come viene mantenuto all'interno della filiera, ma sempre di più importante da dove arriva il dato, prima di tutto il fatto che arrivi dal campo, quindi che non solo sia una tracciabilità che inizia dallo stabilimento di trasformazione, ma che segua anche tutta la produzione delle materie prime, ma soprattutto chi è che crea questo dato. E qui, insomma, anche come X-Farm c'è qualche novità, insomma, su cui stiamo lavorando. Esatto, perché diciamo in tutti i progetti, diciamo, di tracciabilità o di filiera, la parte fondamentale è il dato, quindi la raccolta del dato. E quello che fa la blockchain, come hai menzionato tu, diciamo, è notarizzare, quindi scrivere su pietra questo dato. Ma diciamo che la parte, diciamo, sfidante in questi progetti è raccogliere il dato. E non solo raccogliere il dato, ma anche come viene raccolto. Il dato può essere raccolto in modo manuale, quindi io posso andare a indicare le lavorazioni che ho fatto e le posso comunicare. Diciamo, veicolare poi all'interno della filiera. Ma sempre di più, grazie a tutto quello che abbiamo visto prima, della sensoristica, della telemetria, questi dati vengono raccolti in automatico. E quindi da una parte si possono automatizzare la raccolta, ma dall'altra abbiamo dei dati oggettivi, quindi non più guidati da qualcuno che potrebbe manometterli, metterli non corretti, ma sono dati che arrivano da macchinari, da sensori, da satelliti. E quindi sono dati che l'agricoltore raccoglie e poi andrà a valorizzare sul mercato, all'interno della sua filiera, diciamo, in tanti modi. Quindi il dato sempre di più non sarà un'operazione manuale, ma questi automatismi e tecnologie permetteranno di averlo in modo accurato e quindi di valorizzarlo. Perfetto. Bene, non vedo ulteriori domande, anzi no, in realtà ne è arrivata una proprio in questo momento, quindi li rispondiamo. Di Genio Bill che ci chiede nella versione base, che ricordo tutti è la versione gratuita di X-Farm, questo perché una cosa che non abbiamo citato, però arrivando da questo mondo capiamo benissimo che il passare da appuntarsi le cose sui fogli di carta, quando va bene che ci ricordiamo di appuntarle, a avere tutto su un'app e via dicendo, può essere un passaggio, diciamo, importante e anche magari sfidante. Ed è per questo che abbiamo appunto una versione gratuita che vi permette di provare l'applicazione, provare quali sono le sfide, o comunque convincervi anche del fatto che in realtà è molto più semplice di quello che si pensa utilizzare queste nuove tecnologie. E quindi potete cercare l'app X-Farm su App Store, Play Store o andare sul nostro sito e accedere alla versione per desktop e potete attivarla ed è gratuita, senza limiti di estensione dei campi, di tempo e via dicendo. Però veniamo alla domanda di Genio, che appunto, di Genio Bill, che appunto ci chiede diciamo, aggiungere unità di misura o aggiungere tipologie di prodotto o coltura nella versione base. Matteo, vuoi rispondere tu? Beh sì, intanto quello che dici tu è corretto e penso che è un elemento interessante, che tutto si può iniziare senza costi, quindi abbiamo un applicativo gratuito che potete scaricare, che potete provare e che ad oggi più di 40.000 aziende agricole hanno scelto di iniziare a utilizzare la nostra piattaforma e penso che è un elemento importante. All'interno della piattaforma in realtà trovate già tutto un set di colture e varietà, potenzialmente del panorama europeo. Quindi c'è già una vasta scelta, sono più di 400 colture e poi indirettamente un numero altissimo di varietà.
Così come a livello di prodotti, tutti i prodotti fitosanitari trovate una banca dati aggiornata con tutte le relative informazioni ed è già inclusa nella piattaforma. E con riguardo alle unità di misura le trovate, diciamo, già all'interno anche qua su diverse forme, a dipendenza del tipo di prodotto o attività che si sta facendo. Perfetto. E tra l'altro una cosa mi fa venire un po' in mente questa domanda, una cosa che a volte non tutti viene in mente. Tenete presente che se c'è qualche prodotto, appunto, come dice questa domanda, che pensate che manchi, questo perché Matteo appunto ha citato, abbiamo sincronizzato tutti i prodotti fitosanitari che sono i più complessi perché ci sono principi attivi, dosaggi, vi dicendo, coltura, avversità. Questo lavoro l'abbiamo già fatto noi, diciamo, di sincronizzare tutti questi dati, ma per i prodotti più semplici, se volete creare il prodotto filtro dell'aria, olio motore o il fertilizzante con quella particolare tipologia di formulazione o la semente, l'ibrido e quant'altro, potete farlo in autonomia nella sezione prodotti. Anche qui andrete anche a scegliere quella che è l'unità di misura più adatta, quindi il volume o il peso e via dicendo per quanto riguarda il vostro prodotto. A questo punto passerei alla domanda di Raffaele, che chiede come contattarci, diciamo, per scoprire di più su X-Farm, se è possibile fare un incontro telematico per una casistica particolare. Matteo, vuoi rispondere tu? Sì, allora questa volta Nicolò lo dico io. Allora, nella descrizione qua sotto troverete i riferimenti di Cesare, il nostro responsabile delle vendite dirette, che è a piena disposizione vostra e del suo team per andare a valutare quelli che sono casistiche particolari, come ci chiede Raffaele. Come ben detto, le aziende agricole sono molto eterogenee, variegate, ci sono diversi tipi di aziende, ci sono diverse dimensioni. Il lato nostro, avendo un prodotto modulare, riusciamo a coprire davvero un ampio spettro e quindi siamo sicuri che tendenzialmente anche casi particolari li riusciamo a gestire. Quindi lasciamo le referenze e a disposizione di un. Assolutamente. Ricordo a tutti che nel momento in cui aveste delle domande potete sì scriverci sui social, siamo su Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube e via dicendo, Twitter, quindi potete assolutamente scriverci in tutti questi posti, ma forse il modo più diretto con cui potete contattarci è la chat, la live chat, la chat diretta che trovate sia all'interno dell'app, della web app e sul nostro sito, dove vi risponderà direttamente io, Matteo e tutto il resto del team di X-Farm in base a quello che chiederete, in modo da poter eventualmente appunto fissare un appuntamento o chiedere domande, informazioni sull'utilizzo dell'applicazione e via dicendo. Bene, visto che non ci sono altre domande, direi che possiamo concludere qui l'appuntamento. Io, Matteo, ti ringrazio per la disponibilità, per averci fatto compagnia, aver raccontato un po' la tua storia. È stata, diciamo, un appuntamento un po' particolare rispetto alle scorse appuntamenti di Meet the X-Farmer. Questa volta volevamo darvi una visione, toccare in modo concreto come poi tutte queste cose di cui parliamo di sensori, di trattori e via dicendo, sono poi visualizzabili direttamente all'interno del prodotto e non solo, diciamo, descrivere a parole quello che sono le storie di chi le utilizza. E niente, appunto, non mi resta che ringraziare Matteo e voi che avete seguito l'appuntamento. Noi ci vediamo prossimamente sui nostri canali social e con nuovi webinar, quindi rimanete aggiornati iscrivendovi al canale YouTube per ricevere notifiche quando programmeremo i prossimi webinar per scoprire storie di altri agricoltori, ma soprattutto anche degli approfondimenti sulle funzionalità e su quello che è tutto il mondo X-Farm. Grazie mille, buona serata a tutti. Grazie a tutti, ciao Nicolò, ciao a tutti.